In campo medico, un'ernia è la fuoriuscita di un viscere, diciamo, dalla propria sede anatomica classica. Nel caso del disco intervertebrale, l'ernia del disco rappresenta la fuoriuscita di una parte del disco dalla propria sede, cioè tra le due vertebre in cui normalmente e anatomicamente il disco si trova. La fuoriuscita di questo disco determina una compressione delle strutture nervose che vicino ai corpi vertebrali passano per uscire dalla loro sede ed innervare i vari organi e gli arti, ovviamente, e la compressione da parte di un tessuto che normalmente nella sede non dovrebbe esserci crea una forte infiammazione. Infiammazione e compressione sono responsabili dei sintomi fastidiosi e dolorosi che derivano dall'ernia discale in fase acuta. Normalmente l'ernia discale si manifesta con una sintomatologia dolorosa, una sintomatologia dolorosa che può essere cervicalgia, che può essere brachialgia, cioè dolore al braccio quando si tratta di un'ernia cervicale, o più frequentemente quando l'ernia è a livello lombare, visto che la sede tipica è L5-S1, cioè tra la quinta vertebra lombare e la prima sacrale, oppure tra la quarta e la quinta vertebra lombare, la sintomatologia è la cosiddetta lombalgia, lomboscialgia quando fa male anche la gamba, quindi lungo il decorso del famoso nervo sciatico, oppure lombocruralgia quando fa male invece la gamba anteriormente se è interessato il nervo femorale. Ovviamente si manifesta in vari modi, perché può essere semplicemente lombalgia, oppure può essere un dolore isolato alla gamba o addirittura a volte anche al piede stesso. Quindi la manifestazione varia di questo tipo di patologia fa ovviamente del medico il punto di riferimento per cercare di capire se effettivamente siamo di fronte a un'ernia e soprattutto se è un'ernia da trattare, perché dobbiamo sapere che tante ernie non sono per niente sintomatiche e tantomeno da trattare. Le ultime considerazioni, voglio dire, delle società scientifiche hanno portato l'ernia discale a non essere più una patologia chirurgica. Questa è un po' un'assoluta, voglio dire, concezione da sottolineare che deve arrivare ai pazienti, perché una volta l'ernia discale veniva operata, punto e basta. Nella realtà dei fatti si è visto che operare l'ernia discale può essere più dannoso che utile, almeno diventa un obbligo intervenire chirurgicamente laddove l'ernia intanto non risponde ad alcun altro trattamento e quando c'è un problema di denervazione, quindi di sofferenza irreversibile di un nervo compresso o fortemente danneggiato. Diversamente, la patologia erniaria è una patologia che ha un trattamento medico, che passa dai normali farmaci che si prendono per bocca, per via intramuscolare, quello che si vuole in funzione del curante, oppure attraverso un trattamento fisioterapico di recupero. Attenzione però, qual è il ruolo del medico in questo caso? Alleviare il dolore. Quindi ecco che diventano importanti tutte quelle terapie antalgiche che possono alleviare il dolore in maniera efficace. Ce ne sono tantissime e sicuramente il campo della diagnostica e della radiologia interventistica offre al medico che si occupa di terapia del dolore la possibilità di intervenire con poche terapie mirate, anche di tipo infiltrativo e risolvere il problema dolore in poche sedute, forse anche due, tre. E in questo modo recuperiamo il tempo che normalmente un'ernia, che va dai 4 ai 5 mesi, ci mette per disidratarsi e diventare da fortemente sintomatica ad asintomatica. Questa cosa che sto dicendo è un po' il nuovo dogma, cioè l'ernia, quando fuoriesce, viene espulsa e comprime. Normalmente in 4-6 mesi si autorisolve. Quindi questa situazione significa che il paziente in sostanza guarisce da solo in 4-6 mesi. È chiaro che 4-6 mesi di dolore insopportabile diventano di difficile gestione. Ecco perché interviene il medico, per alleviare il dolore e curare il paziente. Quindi operarlo la facciamo l'ultima possibilità necessaria, forse qualche volta. È una cosa estremamente complicata. No, è una terapia che abbiamo a disposizione per risolvere il problema dolore andando attraverso la guida radiologica,
che normalmente può essere RX guidata, molto più precisa con la guida TAC e ancora più precisa attraverso delle tecniche di fusione d'immagine, anche con un'ecoguida oggi che ovviamente non espone a radiazioni ionizzanti il paziente, ma che permette attraverso la fusione delle immagini di una risonanza magnetica fatta di arrivare attraverso la semplice ecografia nel punto esatto dove l'ernia comprime la radice nervosa e dove c'è questa forte infiammazione. In questo modo il medico specialista introduce in assoluta sterilità un ago da spinale, da quelli che usano normalmente gli anestesisti per fare le anestesie spinali, si arriva con la punta dell'ago vedendo dove va a finire l'ago, esattamente nel punto dove c'è l'ernia, e in quella sede si introduce un farmaco, che può essere un farmaco steroideo piuttosto che un anestetico locale, o piuttosto che un cocktail farmacologico fatto di anestetico locale, steroide a basse dosi, e soprattutto una certa concentrazione di un gas che è l'ozono, estremamente instabile ma fortemente efficace per quanto riguarda la terapia antalgica dell'ernia discale. E tra l'altro è una delle applicazioni dove questo tipo di terapia viene riconosciuta universalmente come terapia antalgica, perché l'ozono ha in questa sede un effetto antinfiammatorio, un effetto decontratturante, un effetto assolutamente anche chimico, andando a ridurre l'infiammazione e quindi distruggendo quei mediatori dell'infiammazione che nella sede dell'ernia danno il problema dolore. Ed inoltre ha un effetto anche chimico perché rompendo alcuni legami carbossilici del nucleo dell'ernia favorisce la perdita di acqua da questo nucleo. Ecco il motivo per cui si dice che l'ozono vada a seccare l'ernia. Il post-trattamento, tenga presente che questo tipo di trattamento si fa in un ambulatorio dedicato con paziente sveglio con una piccola quota di anestesia locale e subito dopo il trattamento, 10, 12, 15 minuti dopo il trattamento, il paziente si rialza spontaneamente. Quindi a quel punto si posiziona in una stanza, su una poltrona, rimane in un atteggiamento di riposo per 15-20 minuti, dopodiché può tranquillamente essere licenziato e mandato a casa. Il trattamento si ripete sostanzialmente durante la fase acuta per circa 3 volte e sono sufficienti 3 infiltrazioni per poter risolvere il problema.